andiamo incontro a un momento di grandi indecisioni, perché fra la Brexit, le elezioni americane, le elezioni in Spagna, le elezioni referendarie in Italia, quindi è un momento in cui secondo me c'è un rallentamento degli investimenti dovuto alle varie congiunture macroeconomiche e macropolitiche sul mercato. I prossimi mesi ce li aspettiamo dinamici, ma che vanno in un mercato completamente nuovo, perché è un mercato non più di quantità, ma sarà sempre più un mercato di qualità. Quindi qualità non vuol dire numero di transazioni eccessivo. Grazie ai nostri asset che sono network, marchio e servizi, riusciamo a spingere, e credo che quest'anno e nel prossimo triennio i risultati possano essere ancora migliori di quello che sono invece stati in questi anni. Un po' di larga e giovani? Professionalità con anche un approccio sempre più internazionale, perché questo anche che si richiede, rimanendo con i piedi ben stabili a quello che è il nostro paese, conoscendo perfettamente quelle che sono le caratteristiche del nostro paese, ma aprendo una visione a quello che poi il mercato richiede, che è un mercato sempre più globale. Dinamico molto quello degli hotel, sicuramente gli hotel stanno facendo dei numeri interessanti, c'è molto dinamismo, c'è molto interesse anche degli operatori italiani. Gli altri settori, anche l'internazionale arriva, gli uffici si muovono perché ci sono anche società che vengono in Italia a aprire, quindi è positivo ma non ancora costante. Se si pensa di andare sul mercato riproponendo immobili che sono energivori, no, non si riescono a piazzare, quindi la crescita in quel caso lì è bloccata. Però finalmente, dopo 8 anni esatti di crisi, no, finalmente si esce fuori con delle cifre positive, non così esagerate, ma delle cifre positive. L'unica via di fuga che io vedo è alzare la qualità della domanda, oltre che la qualità dell'offerta dei servizi. Questo è in atto, questo si vede. Però se chi compra, chi gestisce, chi affitta ha una cultura molto bassa nel patrimonio in cui mette i soldi, sarà difficile che possa apprezzare i servizi di alta qualità. Il 20% sul residenziale non è reale su tutto il territorio nazionale, ci sono dei territori che sono più sofferenti, ma comunque speriamo che possa esserci un elemento trainante soprattutto alle grandi città, perché questo trend possa consolidarsi.